Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di solfeggio ritmico. Oggi voglio spiegarvi una cosa che in realtà non è tanto per il solfeggio, ma più che altro perché è una cosa che ci aiuta soprattutto quando andiamo a suonare la batteria. Quindi oggi vi voglio dare questa regola, questa regoletta che io mi sono sempre dato quando studiavo le letture e quando studiavo il solfeggio ritmico fatto su pad con le bacchette. Perché c'è questo scotch nero qui? Quindi quello che voglio farvi vedere oggi è un modo per suonare i sedicesimi, soprattutto ottavi e sedicesimi, stiamo nel binario oggi, per renderci la vita più facile quando andremo a suonare sulla batteria, perché il problema della tritigiatura c'è molto spesso. E oggi in realtà parliamo di single, poi vabbè vi farò vedere. Vi spiego un modo e un'abitudine, perché poi in realtà questo incominciamo a farlo meccanicamente, vi dirò fai questo di destra, fai questo di sinistra, ma poi presa l'abitudine lo farete senza pensarci. Il fatto è che riuscirete a finire i fill, quindi finire i passaggi, e andare a suonare il crash di destra, semplicemente questa cosa qua. Però tante volte è un problema, perché se sbagliamo la ritrigiatura noi pensiamo di suonarlo di destra, il crash finale, cioè il crash iniziale, cioè quello che inizia il ritmo dopo, e invece poi magari all'ultimissimo non riusciamo a suonarlo di destra, quindi o ci piantiamo, ci inceppiamo o perdiamo il tempo, diventa un casino. Quindi magari non avete ancora capito bene cosa voglio dirvi, ma fatemi spostare sul tavolino e vi spiego. Ma prima vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, andare sui miei social Instagram e Facebook, e vi farò un PDF, anche se in realtà oggi non vi do degli esercizi. Gli esercizi li fare. Non ci sono R, Luca. Esercizi. Ah no, ci sono R. Gli esercizi che andrete a suonare in realtà poi saranno i vostri, vi prendete gli esercizi che fate, gli esercizi che fate con il vostro insegnante, quelli che volete, ed andrete ad applicare quello che vi dico oggi lì sopra. Altra cosa molto importante, poi vado, vi giuro, ma mi vengono in mente le cose mentre le faccio. Oggi dirò alcune cose che soprattutto musicalmente un non batterista potrebbe dirmi: ma che cavolo dici, anche giustamente. In realtà è solo per semplificare il lavoro. Cosa vuol dire? Ad esempio, alcune note tipo l'ottavo più la pausa di ottavo dopo per me sarà un alto, perché batteristicamente parlando è la stessa cosa. Poi ovviamente nella musica non è assolutamente la stessa cosa, quindi probabilmente ogni tanto dopo vi dirò: questa cosa la scrivo così perché è la stessa cosa. In realtà non è la stessa cosa, ma batteristicamente viene suonata nello stesso modo. Era solo una parentesi. Andiamo. Ah no, non scherzo, andiamo. Ok, allora io di solito per quanto riguarda la lettura mi baso sulle cellule ritmiche complete. Le cellule ritmiche sono questo insieme di note. I due ottavi sono una cellula ritmica e i quattro sedicesimi sono un'altra cellula ritmica. Tutte e due queste cellule ritmiche ovviamente valgono un quarto. Come si scrivono? Oggi ve lo scriverò per me che sono destro, ma poi nel PDF ve lo scriverò con quadratino e pallino. Ricordatevi che il quadratino significa mano forte e il puntino significa mano debole. Di qui potete vedere il perché io i PDF li faccio sempre a computer, perché a scrivere sono un cane pazzesco. Vabbè, come li suono? Di solito i miei ottavi li suono come destra-sinistra, mentre i sedicesimi li suono destra-sinistra, destra-sinistra. Oggi vediamo tutto a singoli. Da questa cellula ritmica qui, in realtà mettendo delle pause o comunque facendo tutte le cose che sono possibili con questa cellula ritmica qua, ho tre possibilità. O la tengo uguale, normale in questo modo, o faccio una nota e poi una pausa, oppure faccio una pausa e poi una nota. Batteristicamente parlando questa cosa qua non si vede mai. Perché? Perché solo batteristicamente parlando, mi raccomando, è uguale a scrivere questo. Per noi batteristi secondo me è anche giusto che se abbiamo la possibilità di semplificarci la vita lo facciamo, e questo lasciamolo un attimino a sé. Adesso invece vediamo quante possibilità abbiamo con i quattro sedicesimi. Ovviamente ne abbiamo tante tante di più. Cominciamo mettendo una nota e tre pause. Abbiamo quattro possibilità, perché ve le scrivo: colpo sull'1 più 3 pause, pausa, colpo sul 2, 2 pause, 2 pause, colpo sul 3, una pausa, oppure 3 pause iniziali e il colpo sul 4. Queste qua però, come vi ho detto anche qui, sono difficili da suonare, soprattutto se ci vedessimo una battuta con tutte queste pause sverremmo. Quindi incominciamo a semplificarle per noi batteristi, cioè facciamo tutto il possibile per semplificarle. Questa diventa di nuovo una semiminima, come in questo caso qua, perché ovviamente il colpo è sempre sull'inizio della pulsazione. Qui andiamo a fare una pausa di 16
undicesimo più un ottavo puntato. Ricordatevi che il punto aumenta della metà del valore della nota. Questa qui sarà una pausa di ottavo più un ottavo, mentre questa sarà una pausa di ottavo. Ho sbagliato, cacchio. Una pausa di ottavo puntato più un sedicesimo. Sì, non state capendo perché io abbia fatto questa cosa e dite: Luca, cosa stai facendo? Ditemelo qui sotto nei commenti, così magari potrei pensare di farvi un video dove vi spiego proprio il valore delle note, cosa vuol dire il punto, tutte queste cose qua. In realtà però questa non è l'unica possibilità che abbiamo con questa cellula ritmica, perché adesso dovremo andare a scrivere due note e due pause, poi tre note e tre pause. Ve le scrivo tutte qui sotto. Quindi queste sono tutte le possibilità che abbiamo. In realtà, volendo, però oggi a noi non è che interessi più di tanto, ci sarebbe anche quella con quattro pause, perché questa è una pausa da un quarto e questa pausa sarebbe la somma di quattro note da un sedicesimo. Ma andiamo a vedere la diteggiatura. Cominciamo con gli ottavi. Questi qua abbiamo detto che dobbiamo suonare destra e sinistra. Qui sarà uguale, quindi manteniamo destra e sinistra. In questo caso cosa abbiamo? Abbiamo la prima nota, cioè la destra, che suona, quindi sarà uguale, identica. La seconda nota sarebbe una sinistra, ma è una pausa, quindi non suona. Qui abbiamo l'inizio della nostra cellula ritmica, che sarebbe questa nota qua, ma noi abbiamo al posto della nota una pausa, quindi comunque scriviamo lo stesso la destra e non la suoneremo. La seconda nota, che equivale a questa nota qua, sarebbe di sinistra, quindi in questo caso noi non suoniamo con la destra, perché dovremmo suonare la pausa con la destra, ma la pausa ovviamente non si suona, e suoneremo questa nota con la mano sinistra. E per quanto riguarda i sedicesimi, comunque è la stessa cosa, andiamo sempre a pensare prima di tutto a questo, quindi la destra suona, la sinistra non suona, la destra non suona, la sinistra non suona. Questo significa che questo bisognerà suonarlo con la mano destra, quindi qui sotto andiamo a scrivere destra. Questo qui, guardiamolo qui sopra, che ho anche questo, abbiamo una pausa, una nota, pausa, pausa, quindi la destra non suona perché è una pausa e sarebbe questo qui. La seconda nota, che sarebbe questa nota qui, andiamo a suonarla con la sinistra, qui destra, sinistra non suona perché sono due pause, quindi qui sotto questa qui abbiamo detto che suonerà di sinistra, e così via. Questa equivalrebbe alla terza nota che abbiamo qua, quindi sarebbe di destra. Questa equivalrebbe alla quarta nota, che sarebbe di sinistra, quindi noi andiamo a suonare di sinistra. Quindi praticamente in qualsiasi cellula ritmica, adesso ve le scrivo tutte, andiamo sempre a capire prima con quale mano suoneremmo in questa cellula ritmica principale. Quindi queste qui sarebbero le prime due note della nostra cellula ritmica, andremo a suonare destra e sinistra. Fatemi sapere se avete capito questo ragionamento. In realtà, perché questo ragionamento? Perché se noi avessimo una lettura qualsiasi, ad esempio scriviamo una battuta da quattro quarti dove mettiamo alcune di queste cellule ritmiche qui, ad esempio questa qua, questa qui come suona? Ta 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 ta. Se guardate in questo modo, che cosa succede? Succede che ogni cellula ritmica noi cominciamo con la destra. Ovviamente cominciamo con la destra, a parte nel caso in cui ci siano le pause. Qui, se noi guardiamo, non abbiamo mai nulla di troppo scomodo, e soprattutto finiamo sempre con la mano sinistra. Se finiamo con la mano destra, vorrà dire che o abbiamo sbagliato la diteggiatura, oppure ad esempio se al posto di quest'ultima avessimo avuto questa, noi dovevamo fare destra sinistra destra e avremmo finito con la destra. Però la destra, essendo un ottavo, sarebbe durata un pochettino di più come tempo, e quindi avremmo avuto la possibilità, se fosse stato un passaggio sulla batteria, di andare a suonare il crash sulla destra, perché avevamo tutto il tempo qui, dato che era un ottavo, di riuscire a spostare la nostra mano destra sul crash. Qui, finendo di sinistra, noi abbiamo la possibilità di suonare il nostro crash successivo con la mano destra, quindi non abbiamo assolutamente nessun problema. Spero questo video vi sia stato utile. Io oggi non vi ho suonato niente, né su pad né su batteria, ma perché tanto secondo me non aveva tanto senso, è più il concetto. Nel momento in cui capite il concetto, capite le diteggiature, quali devono essere, siete a posto e potete poi usarlo voi. Se avete dubbi o qualsiasi cosa, scrivetemi comunque qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, io vi faccio il PDF. Ovviamente non sarà il foglio che ho fatto prima a mano, bruttissimo, vabbè, lasciamo perdere, ma vi faccio un PDF fatto bene, che ovviamente trovate qui sotto in descrizione, dove trovate anche i link ai miei social, Instagram e Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!